Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale di modellismo Dinamico, io sono Issam e oggi vediamo una delle migliori macchine telecomandate che potreste avere scala 1.16 a basso costo ed è la MJX Hypergo 1.16. Questa macchina è una 4x4 con trasmissione differenziale metallica, abbiamo un motore brushed purtroppo però d'altra parte... E i componenti i brushless costano tanto e questa costa attorno ai 100 euro con link e coupon sconto che ti lascio nella descrizione del video e può arrivare in tre versioni una batteria, due batterie, tre batterie ti consiglio ovviamente di prendere la versione almeno due batterie, così ti diverti mentre stai caricando l'altra. La Hypergo H16H arriva con un GPS integrato, quindi potrai tramite il tuo cellulare installare un'applicazione monitorare la velocità e anche i giri motore teorici. Arriva a una velocità di 38 km all'ora con la batteria eh, con la quale arriva 2S. Ma si può eventualmente, se hai una batteria 3S, mettere la batteria 3S e potrai raggiungere i 45 km all'ora. Bene, adesso proviamo la velocità massima della MJX Hyper Go con la batteria originale da due celle, 1, 2, 3, via. Vediamo cosa ha registrato il GPS, 35 km all'ora come velocità massima. Nella scatola abbiamo eh, il manuale di istruzioni con tutti i pezzi di ricambio, i numeri per i pezzi di ricambio. Naturalmente ti lascio nella descrizione del video anche il link ai pezzi di ricambio. Però ho visto su YouTube, su altri canali che hanno fatto di tutto con questa macchina, non gli è successo niente, quindi è una macchina molto resistente anche ed è... Per questo è una delle migliori macchine economiche brushed. Nel manuale di istruzioni abbiamo il QR code da scansionare per installare l'applicazione sul nostro telefono, ma vediamo subito la macchina. Ecco a vederla non rende assolutamente quanto quando ce l'ha in mano perché è veramente pesante. Ovviamente per essere una delle macchine migliori del 2022-2023 deve avere delle sospensioni idrauliche, cosa che ha, ma ti faccio vedere anche che come eh, si può togliere la, eh, la scocca, eh, la canopy, che è una cosa particolare di questa macchina qui come ho detto prima abbiamo una trasmissione differenziale su tutte e quattro le ruote metalliche vedi che qua è tutto metallico qui dentro abbiamo la batteria proprietaria installata sotto questo laccio che mi piace molto ma eventualmente come ho detto se hai una batteria con connettore DIN potrai utilizzarla anche con una capacità maggiore di questa basta che stia qui in questo vano qua in alternativa se le tue batterie sono XT60 purtroppo dovrai cambiare questo connettore. Qui abbiamo il motore brushed con un dissipatore in alluminio e una ventola attiva per raffreddarlo. Qua invece abbiamo il GPS e qui in questa scatoletta abbiamo tutto impacchettato: la ricevente, il servo metallico e anche l'ESC brushed. Vediamo cos'altro arriva nella scatola. Abbiamo il telecomando, e quindi è uno dei migliori telecomandi che ho mai visto su una macchina con questo prezzo abbiamo infatti la possibilità di agire sul dual rate dell'acceleratore e anche dello sterzo qui abbiamo il trim dello sterzo e qui abbiamo la possibilità di invertire i canali ovvero se giro a destra giro a sinistra se giro a sinistra sterza a destra o il contrario questo lo possiamo comandare da qui e Anche qua, ovviamente, qui non dobbiamo fare niente perché la macchina arriva già bindata con eh, la radio, già impostata. Ma eventualmente se volessi utilizzare questo radiocomando con un'altra macchina, se dovessimo invertire i canali, ci servirà utilizzare questi due bottoni. Sul radiocomando, abbiamo anche questo bottone per accendere e spegnere la luce anteriore della macchina. Abbiamo anche un altro bottone. Ecco, stai attento a non schiacciare questo bottone accidentalmente. Questo lo chiamano ejection, eh, ovvero espulsione. Se lo schiacci la macchina adesso la tengo bene in mano perché mi ha spaventato prima, come vedi eh, va alla massima accelerazione massima velocità. Ecco e sicuramente non utilizzerei mai questo bottone senza il carrello posteriore che arriva smontato e dobbiamo montarlo dietro. Adesso lo facciamo insieme con il cacciavite in dotazione naturalmente prima di fare questo anche se lascio collegato il connettore della batteria spengo tenendo premuto il bottone rosso la macchinetta prima che mi schizzi via dalla mano. Montarlo in realtà è molto semplice, basta girare questa parte qui per comprendere bene come si monta. Qui abbiamo solamente due viti da avvitare, ma prima dobbiamo svitare queste altre viti che ci sono già sul paraurti posteriore. Che riutilizzo per avvitare il supporto e per poterli avvitare bene senza avere questa parte qua che ci Blocca il cacciavite, bisogna spostarlo un'altra volta nella sua posizione iniziale. Quindi avvitiamo adesso. Prima in senso antiorario per beccare il filetto. Quando sentiamo clac, vuol dire che siamo entrati correttamente. E adesso giro al contrario, quindi in senso orario. Stessa cosa anche qua. Sentito il crack, quindi entrato dentro. Avvito bene sul paraurti questa parte anche questa e stai attento a non avvitare tantissimo se no andrai a spanare il filetto non serve avvitare tantissimo tanto è eh, plastica quindi non uscirà fuori la vite. Adesso a questo punto possiamo spingere questa parte di qua e avvitare con le altre viti in dotazione sempre in senso anti orario prima quando becchi il filetto. Entra, altrimenti rischi di spanare il filetto. Come vedi, avanzano due viti di scorta. Nella scatola arriva anche questo strumentino per fare manutenzione delle ruote. Ti consiglio vivamente di controllare che il dado delle ruote sia stretto correttamente. Perché eh, sulla mia macchina era stretto pochissimo, quindi mentre sta andando la macchina rischi di perdere. Una ruota se vai violentemente, ecco, questa è una cosa importante da ricordarsi prima di metterla in funzione. Abbiamo anche un caricabatterie da USB a connettore bilanciatore a due celle. Ecco, mi raccomando, utilizzalo. Con un caricabatterie con un output almeno di 5V 2A. Il pacchetto con più batterie ovviamente avrai dentro un'altra batteria come questa, da 7,4 volt 1050 mAh, quindi un vattaggio di 7,7 Wh E questo caricabatterie carica a 1A mezzo e quindi riesce a caricare questa batteria in circa 40 minuti. Per ultimo, nella scatola abbiamo anche questo supporto per il cellulare che si può montare sopra il telecomando, come si monta così molto facile, apri qua e lo monti sul telecomando, qua lo devi solamente spingere finché non fa clack, l'applicazione si chiama Hyper Wheels con una bellissima animazione. <ride> Ecco, una cosa da dire, però, è che questo bottone si trova sotto la canopy e potrai accendere la macchina solamente se rimuovi la canopy. D'altra parte rimuovere e rimettere la canopy in questa macchina è davvero molto semplice e soprattutto non avendo le clips, non le puoi perdere. Vediamo come funziona. Ci colleghiamo alla macchinina. Adesso siamo collegati. L'applicazione ci fa vedere anche lo sterzo. Prova ad accelerare. Naturalmente non muovendosi qua non vediamo la velocità perché viene rilevata eh, dal GPS. Prova ad accendere la luce, vediamo. Ah, eh, viene rilevata anche nell'applicazione. Vediamo che opzioni abbiamo qua. Possiamo misurare la distanza, la velocità media, eh, insomma, ci sono un po' di opzioni che possiamo vedere. Il cronometro si può attivare manualmente, semi-automatico o anche automaticamente. Proviamo il bottone di espulsione, vediamo cosa succede. <ride> <ride> Troppo forte, proviamo qualche saltino così prendilo prendilo prendila bellissima non ci credo, non ci credo che questa costa 100 uh. ok adesso proviamo questo salto vediamo se riusciamo a farlo eh, senza distruggere la macchina via non è, non è andata benissimo uh. mi piace Uno, due, tre, proviamo quest'altro salto. Ha una tenuta di strada davvero incredibile. Anche quando salta, e magari io atterro male e vedo le ruote che praticamente che si mettono a terra con gli ammortizzatori ha un aspetto incredibile. È troppo bello. Cioè, se sto curvando mentre sto saltando, quando atterra Proviamo, ecco, <ride> vedi come sono le gomme? Sembrano una calamita praticamente per la terra, tirano la gravità. Adesso <ride> oh, oh, vedi? Troppo bello! Ecco, questa l'ha fatta! È impressionante! <ride> non teme botte! Parcheggio! No! Certamente avere il GPS integrato è molto utile, anche molto divertente, ma ancora più utile avere. Il livello di carica della batteria che compare sullo schermo del cellulare. Certamente non è così importante come un drone perché una macchina si ferma al massimo e non cade dal cielo, però io lo trovo molto utile per non arrivare a zero con la batteria e rovinarla. Come vedi abbiamo oggi l'erba alta, molto alta. Vediamo come se la cava questa macchinina nell'erba alta, quant'è la velocità massima che può raggiungere. Sta saltellando, mi sta tosando l'erba. Tra l'altro ho seminato altra erba e qua me la rovina per questa bellissima wow oh. se la viaggia ragazzi uh. proviamo a fare un saltino qui Ecco adesso la batteria è scarica e come ho fatto a saperlo la macchina non va più e ho guardato è scarica. <ride> è davvero incredibile che la velocità sull'erba 22 km all'ora con batteria scarica. Mi piace tantissimo l'apertura e chiusura della canopy e mi piace anche che viene incastrata da questa parte quindi è molto rigida sulla macchina potresti anche sollevarla direttamente dalla canopy e il fatto che entra dentro e lo sporco non entra all'interno, sì sicuramente un po' di sporco entrerà da qui però di solito quando cammina la macchina spruzza qui e eh, un po' di sporco entra dalla canopy che si spacca di solito, qua è invece è molto molto contenuta cambiare la batteria è anche molto molto facile, basta fare così e eh, stacchi e, e cambi la batteria e la batteria originale è assicurata all'interno davvero molto bene, non va da nessuna parte sia da dietro che davanti con questa leva. E nonostante il prezzo la trovo molto professionale come macchina, devo dire che sono molto sorpreso positivamente eh, dalla, eh, da un prodotto della MJX. In realtà la MJX ogni tanto fa dei prodotti davvero interessanti. Mi ricordo il primo, il primo Bugs eh, come drone, era uno a bassissimo costo con gps uno dei primi eh, che ha fatto veramente il botto anche qua secondo me ci siamo è una bellissima macchina è molto potente e anche molto resistente è questa Un'altra cosa molto sorprendente è che con tutte le botte frontali che ho dato a questa macchina, la luce lì davanti funziona ancora. È spettacolare. Dopo aver provato questa macchina a fondo, sia come performance, velocità, praticità e soprattutto come hai visto resistenza, devo dire che la consiglio vivamente se vuoi comprare una macchina telecomandata a basso costo. <ride> che offre molto di più di qualsiasi altra macchina allo stesso prezzo. Allora, questa è la via. Come al solito ti lascio il link coupon sconto e tante informazioni utili nella descrizione del video. Se hai delle domande, lasciale giù nello spazio commenti. E ciao, alla prossima! Adesso finisco la batteria, e mi metto a divertirmi un pochino, è troppo bella!